E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, da questa posizione un po' strana con la mia capra, andiamo ad accettare la meravigliosa quest della vera pre-patch, quindi una convocazione urgente, la accettiamo e andiamo a fare subito un bel rapporto al Gen Manto Grigio, il buon Gen, che se ne sta qua sulla tombetta, il nostro grandissimo padre. Che c'è stato un filmato ovviamente dove il re di Stormwind veniva rubato da degli adepti di Sylvanas. Quindi andiamo a completare la quest. Cosa è successo? E credo che adesso ce lo faccia vedere. Sapevo che lei un giorno sarebbe arrivata per impadronirsi di questo potere. Invece ha compiuto l'impensabile. Adesso verrà a prenderli tutti quanti. Per finire ciò che ha iniziato. Piegare chiunque la ostacoli. Tutti coloro che hanno protetto Azeroth non avranno scampo. La nostra fine. Ecco, è esattamente di quello che parlavo. Io i filmatini li lascio, ragazzi, perché sono veramente fichissimi. E magari c'è qualcuno di voi che non l'ha ancora visto, quindi mi dispiace se magari glielo spoilero, però dai. A parte che credo che, non l'ho controllato, ma credo che stanno anche nei vari canali di YouTube di World of Warcraft Italia e company. Non ci ho visto, però di solito ci stanno lì. Tra l'altro, raga, io non smetterò mai di dirlo, ma quanto cazzo è bella Stormwind. Mi ispira proprio, guarda, tranquillità. È il massimo del chilling, Stormwind. Adesso parliamo con il buon comandante Gregor, qui della Crociata d'Argento. E ci fa andare a Goldshire, pazzesca anche Goldshire, mamma mia. E adesso vi beccate un po' di Elvin Forest. Ok, eccoci qua. Non so il perché abbiano scelto proprio Goldshire come base per queste queste nuove, ma vabbè, non ci facciamo domande. Adesso invece ci fa andare a Redshire. Ok, dovremmo essere arrivati. Abbiamo parlato anche con il capitano Ano qui. Adesso dove ci mandano? A... ovviamente a Duskwood. Sta facendo tutto il giretto vario. Ah, qua possiamo vedere già dei primi sprazzi di non morti random. Questo è un segno. Abbiamo trovato la frizzante guardia. E ci fa andare proprio nel cuore di Duskwood, Borgo Scuro. Mi scordo sempre di mettere World of Warcraft in inglese, perché io questi nomi in italiano non ce la faccio a concepirli, perché io ho sempre sempre giocato in inglese. Boy to Scuro la volete? E dai con Boy to Scuro. Thank you.
Ok, qua c'è un discreto movimento. Andiamo subito a parlare con il nostro tizio qua. Gli diamo tutti i rapportini e dobbiamo uccidere mezzo pianeta, immagino. Madonna, per essere mattina è pienissimo, a parte che c'è il cross server, quindi ci stanno anche tantissime persone di altri server. Ehi, guarda che bel mucchietto. Per fortuna che la Blizzard è stata intelligente e ha messo uno respawn proprio instant quasi di tutti questi mob, perché considerato che a ogni inizio di espansione c'era sempre il delirio perché tutti si accalcavano su dei poveri mob che rimanevano vivi. Invece adesso così il problema è stato abbastanza risolto perché ce ne stanno talmente tanti. Ogni tanto passa sto coso qua, un dragone del gelo che congela mezzo mondo. Comunque noi abbiamo già fatto, è stato molto molto easy. Dobbiamo portare il rapporto a Stormwind. Ci vediamo direttamente a Stormwind. Ok, dobbiamo riparlare con il comandante di prima. Credo che adesso ci mandino direttamente ai CC. Ah, c'è anche un'altra. Dobbiamo incontrare Nathanos, o Nina Nathanos, come cazzo è? Alle terre infette orientali. Io là come cazzo vorrei arrivarci? Non mi dire volando perché bestemmio. Ci vogliono 6 anni. E vabbè, raga, allora ve lo risparmio e ci vediamo direttamente alle terre infette orientali. Io penso che prenderò il tram, se non mi fa aspettare 1000 anni. Andrò a Ironforge e poi me la farò semplicemente in volo, perché tanto è l'unica chance. Ok ragazzi, ma è un mega boss, non avevo capito. Oh mio Dio, pacello, scusate, ma non ero assolutamente pronto per questo delirio. Non avevo capito fosse un boss, io pensavo fosse un... Cioè, dobbiamo semplicemente parlarci, invece assolutamente no, dobbiamo sifonargli l'ano. Madonna, cioè, mo io... No, 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 no. Porca di quella puttana. Sto pure lontano, Dio bello. Speriamo che non muoia quando io sono troppo lontano perché non penso che me lo dia. Però scendeva veramente lento. Adesso guarda, arrivo lì, Dio Cristo, e me lo ammazzano davanti per 1 millimetro, non lo prendo, mi tocca ricominciarlo da capo. No, ditemi che è vivo. Voglia. Tu che cazzo vuoi? Cioè, ordalli, tu tutti insieme. Oh, ma vabbè, muoio di nuovo, ma che cazzo è? Cioè, prendo danno da non so cosa. Non sapete fare di meglio? Adesso la cosa si fa interessante. Il tuo potere è cresciuto. Lei dov'è? Con lui, ovviamente, nel luogo più oscuro, insieme a tutte le anime bruciate nel tuo prezioso albero. Ho detto lei dov'è? Forza, uccidimi. Mi manderai dritto da lei, oltre il velo che ha strappato. Oh, Tyrande, gran sacerdotessa, guerriera della notte, del tutto impotente di fronte alla venuta. Ambedi, ambedi, Tyrande. È arrivato a cazzo mega dritto. E l'ha mandato a casa. Io ho preso pure un bel drop. Una spada e una mano. Che non ci farò un cazzo. Ma perché io, cioè, mando questo drop?
Cioè, adesso furia. Cioè, perché avrei dovuto prendere questo coso? Vabbè, sempre fortunato anche qua. Torniamo a Stormwind. Tra l'altro è bellissima questa cosa che, diciamo, dove c'è la tomba non ti fanno assolutamente utilizzare la mount, perché sennò le persone si metterebbero qua con le loro cazzo di mount gigantesche e non si vedrebbe più niente, perderebbe assolutamente il significato. Infatti qui la fanno usare, qua no. Allora, invece adesso dobbiamo dirigerci a ICC, o Ice Crown Citadel, nelle Northrend, o Nordania in italiano, che suona molto male. Credo che dobbiamo prendere il portale per la vecchia Dalaran. Eccoci qua, siamo andati a Dalaran e possiamo già vedere i vari domini di Ice Crown Citadel, perché ovviamente è molto vicina, perché l'Istanze, il Raidanzi è questo qua. Però noi dobbiamo arrivare in cima. Ok, siamo arrivati qua dove c'è la crociata d'argento e ci sono tutte varie quest che ci daranno, perché spoiler alert, io l'ho già fatte queste con l'altro mio personaggio Urda. Praticamente ci fanno prima tutti sterminare un po' i flagelli vari qua e aiutare i poverini che sono stati mezzi ammazzati da sti tizi. Ci vediamo direttamente a quest conclusa, perché tanto dobbiamo semplicemente andare in giro e cercare questi valorosi feriti e curarli, come sicuramente avete fatto in altre milioni di volte, in altre milioni di quest, e uccidere altri 10 di questi assalitoni del flagello. Comunque si respira un clima bellissimo, cioè nel senso quel clima pre-espansione dove vedi tutti i posti affollati, dove ci sono tantissime persone. È veramente figo, cioè a me piace tantissimo, perché è come se risorgesse il gioco proprio. Ok, abbiamo fatto tutte le quest, andiamo a consegnarle, vediamo che ci dice. Dobbiamo indagare sulla presenza di culto lì, Alfonso. Molto figo, questo tizio, il quartermastro, ci dà praticamente tramite questi encomi di argento che si prendono facendo daily e cazzi vari, comunque le quest, queste nuove che mettono, principalmente le daily. Se magari siete indietro con il gear, quindi con l'equipaggiamento, potete tranquillamente prendervi tutto questo sorta di starter pack per la nuova espansione, che comunque lì è l'oggetto 100, che adesso non riesco a fare un paragone netto con i set vecchi, perché non riesco a fare il paragone con gli item level vecchi e i nuovi. Però comunque penso che siano buoni, perché io con sto champion ero... Ecco, per esempio, un mitico 2 era livello 95. È come se vi fullaste mitico 4, ecco, circa. Che considerato che praticamente dovete fare semplicemente delle daily, non è che è molto molto impegnativo equiparsi. Ah, tra l'altro, guardate, se voi alzate lo sguardo a Ice Crown, vi ritrovate tutta la fenditura verso le Shadowlands. Veramente figo. In movimento, cioè se guardate le particelle dentro, si muovono. Bellissimo, veramente. Poi dà anche proprio molto molto un effetto 3D. Sembra proprio che sia spaccato qualcosa, cioè non è un'immagine stampata. Quindi è veramente figo. Tanto qua c'è il sole che mi sta colpendo, non vedo un cazzo. Maledetto sole, esce quando non devi. Allora, dobbiamo andare a piazzare delle bombe per ritardare i loro sforzi. Tra l'altro queste mura mi ricordano tantissimo quelle del signore Ranelli a Mordor. E la madonna qui, che folla, che cos'è? Bombetta. Dobbiamo anche ammazzare questi scheletrini, poverini inermi. Vengono smolecolati dalle mie asce. Piazziamo l'ultima bomba e poi, se non sbaglio, ci rimane solo un ultimo cosino lì, braccianti. E voilà. Oh, che è qui, Jack? È comparso Falcia Troll. Attenzione, è comparso un raretto. Madonna mia, la gente che si è ammucchiata. Questo quando parte? C'è un esercito pronto a scoparlo, questo coso. Però non riesco a capire quando parta. Ok, si è svegliato. Dai, che è quasi morto. Ti prego, non mi far morire adesso, per favore. No, non ci pensare. Uccidelo prima, per favore, grazie, grazie mille. Molto bene, molto bene. Lootiamo, vediamo cosa ci dà. Piede del flagello nero pece. Ben 37 ne abbiamo presi. Non male. Torniamo in patria, ai campi, come cazzo si chiama, del torneo d'argento. Ok, andiamo a consegnare ben due quest. Una e due. Ragazzi, io con questo meraviglioso sfondo per oggi vi saluto e vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questa prima pre-patch, di questo primo assaggio di Shadowlands. E ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.